22 aprile 1961. Nella notte, un aereo dell'aviazione militare francese trasporta segretamente il generale Schall ad Algeri, dove dà inizio al push algerino, organizzato dal generale Salin e appoggiato da reggimenti di paracadutisti e dalla legione straniera. I generali prendono il potere, fanno arrestare comandanti civili e militari e alle 6:20 del mattino leggono il loro proclama alla nazione. Non intendono cedere l'Algeria ai ribelli del Fronte di Liberazione Nazionale e per questo chiedono l'appoggio di tutti i militari francesi stanziati sul territorio algerino. Il golpe fallirà grazie alla reazione energica del generale de Gaulle. Algeri, 22 aprile 1961. I generali Salam, Schall, Jouot, Zeller sollevano l'Algeria contro la Francia. Protestano contro quella che chiamano la politica di abbandono dell'Algeria da parte di De Gaulle. Avevano in questa stessa piazza promesso agli europei che l'Algeria sarebbe rimasta francese. Ora affermano che non vogliono rinnegare la parola data. Durante la notte, paracadutisti del primo reggimento si sono impadroniti dei punti vitali della città. Ma il successo del push dipende dai comandanti di zona. E contro hanno i soldati di leva. D'altra parte, nello stesso alto comando c'è chi esita, chi rifiuta di insorgere contro Parigi. Da questa prova l'esercito francese uscirà a pezzi. Parigi è in stato d'assedio. De Gaulle non si nasconde che questo tentativo può avere in Algeria alcune probabilità di successo. Parigi sta vivendo ore di incubo. Si teme che i generali di Algeri lancino i loro paracadutisti nella capitale e che il tentativo, grazie ad attive complicità, possa sommergere il potere. Con un drammatico appello alla televisione, il primo ministro Debré chiede a tutti i francesi di sbarrare la strada agli insorti. Anche De Gaulle parla. Au nom de la France, j'ordonne que tous les moyens. Nel nome della Francia ordino che tutti i mezzi, dico tutti i mezzi, siano usati per sbarrare la strada a questi uomini. La sera del 25 aprile, senza che le due parti si siano affrontate con le armi, il tentativo fallisce.